Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Una puntata che prevede un ampio approfondimento dedicato alla discussione avvenuta in aula sulla presentazione della comunicazione della Giunta fatta dall'assessore alla salute e alla sanità Simone Bezzini sul tema della attuale situazione del sistema sanità in Regione Toscana. All'interno vi proporremo subito in apertura la dichiarazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dello stesso Bezzini, a seguire poi le varie dichiarazioni, gli interventi degli altri consiglieri. È evidente che ci sono maggiori costi, perché c'è il sistema ordinario della sanità che è sempre lo stesso, le patologie e le malattie sono sempre le stesse e conseguentemente a questo il Covid si è venuto ad aggiungere, creando le condizioni perché vi siano maggiori costi. Voi pensate solo cosa significa il fatto che l'anno scorso ancora non avevamo le vaccinazioni, siamo partiti a gennaio per fare quella macchina organizzativa che ha consentito di vaccinare e di curare. Noi abbiamo sostanzialmente qualcosa di cui la Regione si è dovuta far carico. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione. Alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della Regione. Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio fra qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinate alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tranvia di Bagnaripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della Regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla Regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato. Il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato al 1° gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, il che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi da una parte, come dire, abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, diciamo, nella gestione delle risorse finanziarie, dall'altra la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria, e poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, diciamo, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, diciamo, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. I bilanci della Regione Toscana che riguardano la sanità, che ricordo sono bilanci certificati da agenzie esterne, hanno certificato il bilancio in pareggio sino al 2020. Per quanto riguarda il 2021 ci sono invece delle risorse che sono state spese, quantificabili in oltre 300 milioni, per contrastare il Covid, che sono servite per allestire gli hub vaccinali, che sono servite per i ventilatori polmonari, che sono servite per quanto riguarda i tamponi che sono stati dati gratuitamente. Insomma, tutte misure assolutamente necessarie per salvare le vite. Per far fronte a questo c'è nella comunicazione anche un'ipotesi di rientro che poggia per alcuni aspetti sulla risorse che fanno parte del bilancio, non della sanità, che però possono essere
in questo caso eccezionalmente dirottate verso la sanità. Ci sono risorse dei fondi sviluppo e coesione che fanno lo stesso percorso, ma c'è soprattutto una richiesta che è stata rivolta al governo da tutte le regioni, perché le regioni, chi più chi meno, sono nelle condizioni di avere speso più soldi di quelli che avevano per poter contrastare il Covid, e qui aspettiamo che il governo dia una risposta, e dia una risposta positiva a 2,5 miliardi che le regioni italiane hanno chiesto appunto come ristoro per quanto riguarda il Covid. Da parte nostra è stata una discussione doverosa, il tema della sanità è un tema importante. Crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia. Nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese. Noi abbiamo posto un tema su tutti, sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure, è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera, abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Gianni e a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. Per questo, da un lato, daremo la mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Questa risposta della Giunta al buco di bilancio che si è venuto a creare nella sanità arriva un mese dopo che è stata richiesta, e con 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè a quanto ammonta esattamente il buco e come si intenda rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data, e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi, e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso, e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid, perché ci sono dei gravi problemi che c'erano già prima ed erano stati sottolineati dalla Corte dei Conti. E quindi vogliamo chiarezza, trasparenza sulle cifre e sugli interventi che si vorranno mettere in atto per scongiurare aumenti delle tasse ai cittadini. Io continuo a non capire come mai
l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Giani, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Sono loro che scrivono nero su bianco nel febbraio del 2021 e nell'aprile del 2021 che i bilanci della USL Toscana Centro fanno acqua, scrivendo nero su bianco non per i costi imputabili alla pandemia Covid, ma per altri motivi. La Corte dei Conti, riparlando del 2018, già scrive che la Regione Toscana ha una perdita di 24 milioni, quindi il doppio esatto di quanto ci racconta Pezzini, e che nei prossimi due anni, quindi 19 e 20, questa perdita aumenterà fino a raggiungere 30 e 35 milioni. Allora, o alla Corte dei Conti non sanno fare conti, e io non ci credo, o il sindacato revisore della USL Toscana Centro, che è nominato dalla stessa USL, non sono sindaci esterni, non sono revisori esterni, sono dipendenti della stessa USL che certificano i bilanci. E che senso avrebbe che dei dipendenti della USL scrivessero che il bilancio è disastroso se non fosse vero? In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente il costo dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro e quindi se è stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri, dati, perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta per dare soluzioni. Si parla tanto del personale medico, ma io ricordo che ci sono tutte le sigle sindacali che spesso manifestano proprio perché il personale medico manca, quindi è evidente che anche dal punto di vista organizzativo in Regione Toscana la riforma Saccardi, ma anche quello che derivava prima quando Rossi era assessore, ha creato dei problemi gestionali che poi ricadono addosso ai cittadini e non solo. Il problema del bilancio della sanità è qualcosa che si protrae purtroppo dall'epoca di Enrico Rossi. È in programma fino al prossimo 21 novembre l'edizione 2021 del Foiano Book Festival, la manifestazione letteraria che si svolge a Foiano della Chiana, organizzata dal Comune con il patrocinio della Regione Toscana. La possibilità di raccontare la qualità, l'eccellenza che nasce sui nostri territori. Un programma di altissimo livello, un programma da vivere ogni giorno, in maniera tale da cercare di ridare ancora sui nostri territori la speranza vera che si possa ripartire ponendo i cittadini, la cultura al centro del dibattito che noi vogliamo portare avanti. Lo spazio che il Consiglio regionale dà a queste iniziative è proprio di condividere la promozione di uno strumento, la lettura, di una passione, la lettura che deve anche attraverso i bambini, attraverso queste iniziative tornare a essere molto di moda. Ci sarà anche lo scambio dei libri, che mi sembra una bella iniziativa in questo momento di difficoltà. Ci sarà l'idea che anche attraverso la lettura, come da sempre, si può sognare, si può andare da un'altra parte del mondo, sia fisicamente, sia con la testa che con la fantasia. Tante iniziative per rimettere al centro questa sana, buonissima abitudine che invece forse si sta un po' perdendo. È il primo evento culturale che rifacciamo dopo questi due anni di emergenza, siamo estremamente soddisfatti anche perché quest'anno è la seconda edizione che facciamo del Book Festival versione invernale e c'è un salto di qualità importante. Abbiamo due premi strega che vengono a Foiano per la prima volta, Edoardo Albinati e Daniele Mencarelli, abbiamo il giornalista sportivo Bartoletti, abbiamo Elisa Ruotolo, Chiara Moscardelli, Luca Bianchini, tanti personaggi importanti, Serena Dandini, quindi una parata di autori importanti che a Foiano non vedevamo da un pezzo, quindi siamo estremamente felici.
E questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.